Good morning, beautiful people, e bentornati in un nuovo episodio di Coffee Talk, la nostra chiacchiera mensile per parlare di comunicazione, marketing, social media, lavoro consapevole. Se foste nuovi su questi schermi, io sono Arianna Testi, sono un holistic business strategist, aiuto piccoli business, imprenditori, freelance a creare delle strategie di comunicazione per raggiungere in modo più facile e in modo più consapevole e sostenibile i loro obiettivi di business, perché diciamocelo, lavoriamo la maggior parte della nostra vita e quindi essere frustrati, scontenti e sperperare le nostre energie non è proprio, diciamo, la soluzione migliore. Quindi avere una strategia chiara, una visione chiara dei propri obiettivi e di dove si vuole andare e di cosa bisogna fare per raggiungere quelle cose sicuramente ci può aiutare a canalizzare meglio le nostre energie, ad essere più soddisfatti del nostro lavoro e a guadagnare anche tempo da poter vivere al di fuori della nostra sfera lavorativa. Io sono qui con Tucker, che è il mio cagnolino, che è stato poco bene la settimana scorsa, venerdì scorso, ci ha fatto prendere un bello spavento, ma adesso sta molto molto meglio, anche se non vuole avere niente a che fare con me. Solo suo papà, la mamma non gliene frega più niente, però a posto, accettiamo questa cosa, gli passerà. Allora, il coffee talk di oggi lo voglio dedicare a Instagram. Circa un annetto fa avevo lanciato questa serie sulle Instagram live, sulle live di Instagram, che si chiama Instagram Checkup. Praticamente cosa facevo? Analizzavo i profili Instagram delle persone che mi seguivano. Ovviamente sotto richiesta, non vengo nella casa vostra e inizio a giudicare, diciamo, le vostre cose, no, facevo candidare le persone, chi voleva poteva avere un'analisi del proprio profilo Instagram così gratuitamente ed estemporanea. Ho deciso di riprovare lo stesso format qui su YouTube. Vediamo se funziona, vediamo se vi interessa. E quindi ho chiesto su Instagram alle persone se volevano avere un'analisi del loro profilo e hanno detto di sì. Ovviamente metto le mani subito avanti dicendo: questa è un'analisi basic. Perché? Perché io non conosco i vostri obiettivi di business, magari li posso immaginare capendo di cosa trattate, però io non conosco il vostro business, non ho fatto una chiacchierata con voi, non conosco la vostra storia, quindi non vi posso dare un'analisi corretta al 100% dei consigli proprio mirati sulla vostra situazione. Quello lo fa il mio servizio Communication Checkup, che è un'ora di consulenza assieme, in cui appunto noi possiamo analizzare il vostro profilo Instagram, la vostra pagina Facebook, la vostra newsletter, il vostro sito, qualsiasi cosa voi abbiate usiate per la vostra strategia di comunicazione per supportare e promuovere il vostro business e di cui magari non siete al 100% convinti o non siete sicuri di star facendo le cose giuste per ottenere il massimo, possiamo appunto analizzarle insieme e vedere se ci sono delle cose che si possono migliorare. Posso dare dei consigli su cose da implementare, ovviamente tutte a misura d'uomo. Il mio messaggio principale è appunto la sostenibilità, cioè io non voglio mettervi davanti a cose che voi non potete realizzare da soli e non potete sostenere all'interno della vostra quotidianità. Per me è molto importante trovare, diciamo, la giusta misura per offrirvi delle cose che vi possono far raggiungere i vostri obiettivi, quindi vi possono far crescere, ma allo stesso tempo che siano a vostra misura, ok? Come un vestito proprio cucito su di voi. Allora, ho tre profili oggi da farvi vedere. Vi metto, adesso mi sposto di qua, ecco, e qua vi metto la registrazione del profilo Instagram che sto analizzando, così potete vedere anche voi quello che vedo io. Allora, il primo profilo è un business locale. L'ho scelto apposta perché sono una categoria, innanzitutto, che in questo momento è stata molto colpita da ovviamente tutta la questione Covid, eccetera, e che ancora adesso, diciamo, fa fatica a rientrare
di tornare alla quotidianità perché c'è tanta paura, le abitudini sono cambiate e via dicendo. Quindi l'ho preso proprio come esempio sperando di poter aiutare non solo questo business in particolare, ma chiunque a migliorare il proprio profilo social e magari appunto ottenere più risultati. Allora, in questo caso, abbiamo il profilo di un bar qui della mia città. È un bar che ha lanciato da poco, quindi non ha molta storia alle sue spalle, non ha un profilo molto ricco da analizzare, ma come ho detto nelle Instagram Stories, questa non è un'analisi basata sull'aspetto estetico, perché lì ci sono tantissimi articoli, tantissimi video, tantissimi contenuti, corsi, eccetera, per fare le foto più belle, editare le foto, creare un profilo armonico. Tra l'altro, io ho scritto un articolo, Giulia di Nema Washi Studio ha scritto un articolo a riguardo, sempre sul mio blog, ve li lascio tutti e due linkati qui sotto, quindi potete andare a leggerli se volete proprio consigli sulla parte grafica e visiva. Qui mi concentro su proprio l'ottimizzazione del profilo e delle informazioni. Quando un utente arriva sul vostro profilo Instagram per la prima volta, deve capire tre cose di voi subito, senza andare a cercarle. Deve capire chi siete, cosa fate e perché dovrebbero seguirvi. Queste cose dovrebbero appunto essere immediate, quindi i primi contenuti con cui l'utente, diciamo, si rapporta sono l'immagine profilo, la descrizione e le storie in evidenza. Questi sono i tre contenuti proprio in primo piano, quindi lì l'utente dovrebbe trovare la maggior parte delle informazioni. In questo caso, appunto, è un bar, quindi questo lo capiamo sicuramente subito. Che cosa fanno? Vedo sotto aperitivo, lunch, breakfast, brunch nelle storie in evidenza, perfetto. Perché dovrebbero seguirli? Ecco, questo un po' manca, nel senso manca, diciamo, quel lato un po' più umano, che fa capire cosa c'è di speciale all'interno del vostro business. Io sono stata in questo bar e posso dirvi che ha tante cose speciali, però dalla descrizione non si vede, cioè non capisco perché dovrei andare in questo bar piuttosto che in un altro. Se la scelta sta solamente nell'offerta, quindi se il cibo è bello, è troppo poco. Perché questa cosa è troppo poco? Perché il cibo bello lo possono creare chiunque. Quindi se il tuo pubblico e la tua popolarità arriva soltanto dal fatto che il tuo cibo è bello da fotografare, può arrivare un altro bar che decide di fare lo stesso tipo di prodotti che fai te, con la stessa estetica anche, magari offrendo qualcosa di più e tu perdi il tuo pubblico. Quindi devi creare un legame fin da subito, fin dal momento in cui l'utente ti scopre, prima ancora che abbia scelto di venire a trovarti. Un'altra cosa molto importante, che spesso viene sottovalutata. Allora, è chiaro che un business di prossimità, un bar, un ristorante, un negozio che non vende online, avrà una strategia basata principalmente sull'attirare l'attenzione di un pubblico locale, perché ovviamente sono coloro che possono recarsi più spesso all'interno del punto vendita. Però è vero che le persone si spostano, cioè io seguo tanti profili di bar, ristoranti o negozi che non sono nella mia città e a volte è proprio la voglia di visitare questi luoghi che mi spinge ad andare a visitare una città. Quindi non sottovalutate anche proprio questo impatto emozionale e emotivo anche per i business locali, perché creare un impatto emotivo con una persona che non abita nella nostra città ma che potrebbe raggiungerla sono comunque dei possibili clienti. Ok, allora un'altra cosa che vedo, per esempio, è che il numero di telefono è inserito all'interno della descrizione. Allora, no, la descrizione non è fatta per raccogliere questo tipo di informazioni perché l'account business di Instagram, e in questo caso c'è perché c'è il bottone email, ci permette proprio di inserire queste informazioni all'interno dei call to action, che sono molto più pratici perché possono essere cliccati. Nel caso della descrizione, l'utente dovrebbe comunque copiare e incollare
quel contenuto che non è neanche possibile farlo, almeno da iPhone, quindi dovrebbe scriverselo e poi chiamare, mentre se è nel pulsante può semplicemente cliccare e avviare la telefonata. Quindi molto più pratico e risparmi caratteri, perché la descrizione di Instagram ha un numero limitato di caratteri e lì dovrebbe proprio focalizzarsi nel rispondere perché una persona dovrebbe seguirti. Lo stessa cosa avviene per le informazioni riguardo l'orario. Allora, innanzitutto tenete in considerazione che quando fate le descrizioni in cui andate a capo molte volte, a un certo punto Instagram smette di farvi vedere tutte le informazioni e vi mette diciamo quel pulsantino more, cioè leggi di più, leggi le cose che sono nascoste. In questo caso, per esempio, è così. Io non vedo immediatamente gli orari, quindi è già un'informazione per me nascosta. In più, si tratta di un bar che solitamente sono aperti la maggior parte del tempo. È chiaro che adesso magari per via della quarantena e del Covid, eccetera, possono essere orari diversi. Però gli orari, anche in questo caso, non dovrebbero andare nelle descrizioni, anche se sei un business locale. Il mio consiglio, scusate, il mio consiglio è quello magari di creare una storia in evidenza dedicata a queste informazioni, quindi a dove ci troviamo, gli orari, il menu, qualsiasi cosa, e salvarle proprio nella storia in evidenza. In questo modo è accessibile subito. Dall'utente, però non vi occupa spazio nella descrizione. Per questo profilo direi basta, perché comunque le foto sono belle, incentrate sul cibo, attirano sicuramente l'attenzione, quindi ancora una volta non è comunque un'analisi basata sul punto di vista estetico, ma unicamente sul punto di vista strategico. L'unica cosa che mi sento di aggiungere più che per i bar, per i ristoranti, o comunque per chi vende anche da mangiare, proprio tipo a pranzo, cena, eccetera, è quella di inserire un menu, sempre nelle storie in evidenza, perché specialmente se non avete un sito web a supporto, cosa che sconsiglio, un sito web ormai costano veramente poco, tra l'altro io ho un progettino segreto che vedrete presto. A riguardo, quindi se volete restare informati su questa cosa, iscrivetevi alla mia newsletter Il Lunario. Un sito web costa veramente poco e vi permette di estendere la descrizione del vostro business e le informazioni che date senza essere ridondanti, troppo pubblicitari, diciamo, all'interno del vostro profilo Instagram. Quindi, se voi fate un servizio food, è sempre consigliabile mettere un menu, perché l'utente in questo modo può capire effettivamente qual è la vostra offerta. Mettetevi nei panni, per esempio, di persone magari celiache, vegetariane, vegane, che non sempre sanno se possono trovare un'alternativa all'interno del vostro locale. A me mi è capitato tantissime volte di essere invitata in un locale che non conoscevo e che non aveva un sito web o un menu online e di aver trovato praticamente niente da poter mangiare. Quindi mettetevi nei loro panni e anche nel caso del bar, per esempio, dare l'informazione del fatto se fate degli alimenti per cucina vegetariana, vegana, senza glutine, eccetera, può dare un'informazione aggiuntiva molto utile alle persone e identificarvi effettivamente come un posto dove potersi recare facilmente senza problemi. Ma guardate quanto è carino, tacchino, sei molto carino. Molto carino, mio carino. Pucci, pucci, pucci. Ecco, intanto si è scaricata anche la batteria, quindi vado a cambiarla. Rimettiamo a posto tutto. Hello. Ok, allora, riniziamo. Secondo profilo, mi devo rispostare.
Secondo profilo è Street Art Observatory. Allora, perché ho scelto questo profilo? Perché è un profilo non business. Io solitamente faccio, cioè non analizzo profili non business proprio perché ho paura a volte di portare la persona a overthink, cioè a pensare troppo alla sua passione. Non fatevi fregare, nel senso Instagram ha questa cosa, i social in generale, di risucchiarci dentro e farci preoccupare troppo dei numeri, dell'engagement, eccetera, eccetera. Specialmente se è la vostra passione, non fatelo, cioè godetevela. Se vi piace condividere delle immagini di voi che vi truccate o delle vostre passeggiate, del vostro sport, eccetera, fatelo senza pensare al numero di follower, al numero di commenti, di like. E via dicendo, fate, cioè, trovate la vostra dimensione, non preoccupatevi di queste cose. Però ho pensato di poter, dato che io, questa è una cosa che consiglio sempre, ovvero di trasformare le proprie passioni in progetti veri e propri, strutturati, progetti che possono anche diventare dei progetti di business, quindi guadagnare dalle proprie passioni. Come fare? Allora, è chiaro che si parte semplicemente da fare le cose che ci piacciono, però a un certo punto si possono creare dei sistemi che, su cui poi possiamo appoggiare le fondamenta per una possibile crescita. E secondo me questo poteva essere il caso di un progetto, un hobby, che potrebbe trasformarsi in un progetto più strutturato, un progetto proprio con una sua personalità. Allora, qui si tratta appunto di street art, con foto scattate dalla stessa persona in giro per Parigi e per il mondo. Allora, come si può creare questa trasformazione? Beh, per esempio, includendo i tuoi follower nel progetto, quindi invece di pubblicare solamente foto scattate da te, chiedere alle persone di inviarti delle foto di street art delle loro città, dei loro viaggi. In questo modo crei una community, quindi le persone iniziano ad alimentare, si chiama user generated content, quindi il contenuto generato dagli utenti, ti aiuta proprio ad alimentare il tuo stesso profilo, perché poi ci sono dei periodi come adesso in cui non possiamo andare da nessuna parte e rimarresti magari senza contenuto da pubblicare se le foto le devi scattare solo te, mentre in questo modo il progetto potrebbe non solo alimentarsi da solo, ma mettere insieme e creare una community vera e propria. E secondo me sarebbe anche proprio molto bello. L'altra cosa, di nuovo, la descrizione. La descrizione deve far capire perché uno deve seguire il profilo e in questo caso lasci la scelta solamente al fatto che la persona sia super appassionata di street art, perché tu non crei nessun tipo di aspettativa, cioè nel senso non stai creando appunto una community in questo momento. Cioè, stai dicendo io ti posto le foto della street art, se ti piacciono segui, se non ti piacciono vai da qualche altra parte. Oppure se vuoi segui, se non vuoi, bene, bene uguale. Mentre magari capire perché è nato questo progetto, perché è importante, qual è l'obiettivo, secondo me sarebbe interessante proprio per creare un legame più profondo che vada oltre il semplice seguo questo account perché mi piacciono le foto, perché poi dopo magari uno ti segue, ma dopo un paio di mesi non smette di seguirti perché non capisce qual è la vera motivazione dietro questo tipo di contenuti. Ovviamente quando si parla di creare una community, farla solo su Instagram non è l'ideale perché Instagram non permette proprio tantissimo l'interazione tra gli utenti, cioè è difficile creare delle conversazioni, è difficile seguirsi a vicenda, è difficile capire quali sono gli utenti più, diciamo che interagiscono di più.
Quindi il consiglio è molto spesso portare gli utenti fuori da Instagram, per esempio in un gruppo Facebook, che sicuramente dà molto più spazio all'interazione, oppure, cosa molto importante, di nuovo se si sta pensando di mettere le basi per creare un progetto un po' più strutturato, è quello di creare una mailing list, quindi una lista email dove gli utenti si possono iscrivere e ricevere magari delle informazioni. In questo caso potrebbe essere tipo una newsletter al mese dedicata a un particolare artista con delle informazioni sulla sua storia, sulle sue opere, eccetera, eccetera. Insomma, cercare di portare gli utenti al di fuori del social media per appunto costruire qualcosa di concreto. Ovviamente questo è nel caso uno voglia trasformare un progetto cioè un hobby in un progetto personale, progetto quindi con degli obiettivi, delle cose da sviluppare, eccetera, eccetera. Se vuole restare un hobby va benissimo uguale. Infine, l'ultimo profilo che voglio analizzare oggi è quello di un content creator, quello di Alessia Bibibi. Perché ho scelto quello di un content creator, una blogger? Perché sono delle figure molto interessanti. Innanzitutto sono delle figure professionali perché guadagnano, fatturano, quindi adesso non so Alessia, però in generale comunque influencer, blogger, content creator fatturano perché creano dei contenuti per le aziende, quindi ovviamente vengono pagate. Sono una figura interessante perché hanno due tipi di obiettivi. Hanno l'obiettivo di creare una community, quindi un'interazione, un legame con il loro pubblico, e poi hanno l'obiettivo di attrarre l'attenzione dei brand, perché ovviamente è grazie alle sponsorizzazioni che guadagnano principalmente. Allora, lei intanto fa cosmesi consapevole cantando, che è una cosa molto intelligente perché, a parte il fatto di unire le sue due passioni, che presumo siano due passioni, e non lo faccio unicamente per i social, però in questo modo unendo il canto alla cosmesi si differenzia dagli altri, cioè viene in un mercato in cui ci sono già tante persone che creano contenuti beauty, lei si differenzia perché lei lo fa in un modo tutto suo. Quindi è molto molto interessante. Secondo me sono proprio queste cose che vuol dire crearsi una nicchia. Quindi crearsi una nicchia non vuol dire io recensisco solo mascara, ma è trovare il tuo modo originale di parlare di quella materia. In questo modo ti differenzi. Allora, come abbiamo visto prima, per quanto riguarda il bar 16, anche qui se andiamo a capo tante volte nella descrizione, informazioni vengono nascoste e a volte sono proprio le informazioni più importanti. Per esempio, se qui scopriamo, vediamo che sotto c'è scopri i miei ultimi contenuti, che è un tag, cioè che è una frase importante per una blogger perché rimanda appunto, cioè consiglia di cliccare sul link per andare poi a leggere gli articoli. Quindi magari pensa bene a cosa metti nella tua descrizione, a tutti quegli account che tu stai taggando. È veramente così importante taggarli nella bio? Cioè, sono identificativi di chi sei tu? Perché la descrizione, di nuovo, deve essere chi sei tu, cosa fai e perché la gente dovrebbe seguirti. Se tu collabori con Pincopallo e Ciambellina, bla bla bla, a meno che non siano dei brand che danno valore alla tua figura, che ne so, sei l'ambassador di Dyson, uno dice sti. Ok? E magari dice ok, dà valore alla mia figura perché dice ok, se Dyson collabora con lei, allora vuol dire che se è un brand magari meno conosciuto e che non dà un valore aggiunto alla tua descrizione, io ci penserei un paio di volte prima di metterlo nella descrizione proprio su Instagram. L'hashtag SingWithBibi ci sta, è molto carino.
Io l'avrei messo proprio a fianco alla prima descrizione, cioè ti guido nella cosmesi consapevole cantando hashtag Sing with Bibi, dato che comunque lo utilizzi in quel tipo di contenuti, altrimenti è slegato e quindi non si capisce. Il link, allora tu usi Linktree. Va bene, io consiglio sempre, se hai un sito web, creati questa pagina all'interno del tuo sito web, perché ti permette di gestirti il traffico da solo. Cioè, in questo momento io sto portando traffico a LinkedIn o al tuo blog, quando potrei già essere all'interno del tuo blog. Se vai a vedere sul mio profilo Instagram, il mio link è stato proprio, è una pagina molto simile a questa, ma creata all'interno del mio sito. Allora, qui ci sono troppi bottoni. Troppi bottoni vuol dire che l'utente non sa bene dove andare. Cioè, la questione è di usare Linktree o usare il proprio sito web per creare una sorta di albero, quindi da un link partono tanti link diversi che magari ti mandano al sito, ti mandano al blog, a un articolo particolare, a un corso che stai promuovendo, qualsiasi cosa, va benissimo, però devono essere bottoni pensati, cioè tu immaginati un utente che ti scopre per la prima volta, clicca su quel link e si vede questo muro di possibilità e non sa bene dove andare. Non ti conosce neanche necessariamente, quindi per esempio io arrivo e leggo The Project Partner Tag. Cos'è? Cioè, non è menzionato nella tua description, non ho idea di cosa sia ed è la prima cosa che leggo. Va un po' riorganizzata, cioè i link che tu metti nel tuo profilo devono essere o inerenti a qualcosa di cui stai parlando in questo momento, quindi magari vedo le stories e mi ritrovo il link oppure hai scritto un post e mi ritrovo il link nella description, oppure devono essere i tuoi portali principali, quindi il blog o un tag, l'ultimo articolo sul mio blog. In questo caso io metterei proprio un tag Cosmesi Consapevole per capire di cosa stai parlando. Riorganizzerei un po' la cosa. Più bottoni mettiamo, più rischiamo che l'utente non vada da nessuna parte. A livello grafico, ma giusto perché vedo che hai iniziato a farlo, quello non l'hai fatto, le storie in evidenza, se scegli di fare le copertine, falle in tutte c'è quello stesso stile, altrimenti suona strano. Per esempio, Nonna Bibi al pallino più piccolo, eventi al pallino rosso, programma e le notine non hanno la copertina. Poi, per esempio, una cosa che non ho capito è perché hai usato un arancione diverso da quello del tuo logo. È un po' strano. Io creerei proprio un fil rouge, cioè se tu hai scelto quell'arancione un po' salmonato per il tuo logo e quel grigio, cioè io cercherei di recuperare cioè lo stesso identikit cromatico su tutti i contenuti. Su questo, proprio nell'articolo che ha scritto Giulia di Nemawashi Studio per il mio blog, che ti lascio linkato qui sotto, trovi appunto tutto quello che riguarda la parte visiva del branding. E niente, basta. Ho detto, penso di aver dato abbastanza input per migliorare, soprattutto per i content creator, blogger, eccetera. Ricordatevi che la vostra presenza visiva, impatta molto, diciamo, l'effetto che date sui brand, cioè fa veramente la differenza tra un profilo che sembra amatoriale e quindi fatto così per passione, eccetera, e un profilo professionale. Quindi a volte il salto di qualità ve lo fa il fatto di investire un po' più di tempo e di pensiero e anche di soldi, perché no, su proprio la gestione visiva dei vostri contenuti. Per esempio, un servizio che offre Giulia di Nemawashi Studio è proprio quello di creare delle grafiche pensate apposta per i vostri tipi di contenuti e che si legano molto cioè che si legano totalmente alla vostra brand identity, quindi al vostro logo,
personalizzate, che poi lei vi mette su Canva e voi potete appunto utilizzare. In più vi crea le GIF, eccetera, eccetera. E secondo me questo è uno di quei servizi molto molto validi perché vi permette di avere un template che uniforma un po' il vostro profilo, quindi gli dà già un'immagine molto più professionale, molto più curata, però molto semplice da gestire perché comunque Canva è uno degli strumenti più facili per creare delle grafiche. E niente, io vi saluto, vado a registrare altri video, a coccolarmi un po' questo cucciolotto qua che se la dorme, beato lui. Noi ci vediamo presto con tantissimi altri video, perché il mese di giugno, se non cambio idea, è dedicato a un video al giorno per 30 giorni, quindi dovrei farcela. È un periodo molto intenso per me, quindi vediamo quello che si riesce a fare, però l'obiettivo è quello, quindi ci vediamo prestissimo con altri video. Ciao!